Ah, giusto 2 secondi che me l'avevo cerotto perché ogni volta che mi faccio la barba mi taglio, vaffanculo, la metto adesso. Ma dicevamo, ciao a tutti amici di Play Inside e benvenuti alle fottutissime news della settimana. Fottutissima settimana. Sempre più insistenti le voci su The Last of Us per PlayStation 4. Dopo i primi indizi suggeriti dal market manager di Sony Eurasia, è apparso anche il gioco nel listino di GameStop Germania, adesso rimosso. Il mistero si infittisce. Ma voi sentite il bisogno di un The Last of Us per PlayStation 4 oppure preferireste un sequel? Bello Titanfall, vero? No, dico, lo chiedo a voi perché io ancora non ho giocato. Comunque dice che è bello, però dice anche che ci sono dei cheater che praticamente giocano come se fossero delle madonne invincibili. Usano i trucchi. Ma non vi preoccupate perché Respawn Entertainment ha deciso di punirli nel peggiore dei modi. Cioè confinandoli in un fottutissimo ghetto, in un fottutissimo limbo in cui potranno giocare solo tra di loro. Minchia bastardo, è 3 ore che ci sparo e non muore questo. Tanto di morire non muore perché... uso i cheat, invece potrei anche lasciare il controller così, pure spento. Da Official Xbox Magazine emergono molte informazioni riguardo a Dragon Age Inquisition. Ci saranno ben 5 regioni da visitare, ben 4 voci per il protagonista, 3 ruote di dialoghi a seconda del tono, delle scelte o delle reazioni, e addirittura 40 finali. Dai, qua ci sta! Sì, minchia! Non vedevo l'ora, però mi pareva male. Il produttore di Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, Imaizumi, ha deciso di raccogliere su Twitter i feedback degli utenti sul gioco. E intanto il Giappone un bel feedback gliel'ha dato, ovvero non comprando il gioco. O quasi, nel senso che nella prima settimana di vendita il gioco complessivamente per tutte le piattaforme per cui è uscito ha totalizzato meno di 222.000 copie in totale. Pessimo, pessimo risultato per la serie Metal Gear. Dal sito francese Gameblog ci giungono i primi dettagli di Assassin's Creed Comet, l'episodio All che uscirà in contemporanea ad Assassin's Creed Unity. Il gioco sarebbe ambientato nel 1758 e il protagonista potrebbe essere un templare di nome Shay. Inoltre potrebbero essere ripresi i combattimenti navali come in Black Flag. Potrebbero anche tornare personaggi importanti della serie come Ethan Kenway e Adewale. Oh no! Salve! Signor... Emma! Buongiorno. Bimbo. Sì, bimbo. Sì. No, ma non mi devo vergognare, il mio cognome. È il suo cognome. Lo dice. Dice parolacce. No, sto dicendo il mio cognome. Sì. Con la cappa. Sì, no, lo so. Di origini lo so. Coreane. Ma comunque penso che si nota anche dall'accento. Sì, coreano. Allora, sì. Io l'avevo detto che Assassin's Creed Comet era la solita minchiata. E ora è come Black Flag, i combattimenti navali e le solite stronzate, spara di qua, spara di là, il cannone di là. Che e a vaporda, prua, poppa. E le solite minchiate, lo sapete. Vabbè, ma lei lo diceva di Unity, non lo diceva di come. Ma che c'entra? Unity sarà una minchiata pure per i fatti suoi, perché ci saranno le stesse cose, gli stessi combattimenti, però insomma. Faccio dire che sono un'autorità, sono bimbo minchia. Ma se ne vada! Microsoft sta mettendo a punto un sistema che riesce a classificare i giocatori in base al loro comportamento online. Quelli in verde saranno ritenuti bravi, delle madonne. Quelli in giallo saranno ritenuti un po' teste di cazzo, un po' madonne, una via di mezzo. E quelli rossi invece dei fottutissimi figli di puttana. Ah, mi giunge dalla regia che non sono questi i nomi con cui verranno classificati i giocatori. Ebbè, ma un suggerimento è un suggerimento, cioè magari alla versione italiana se la pensano. No, vabbè. Dan Connors, CEO di Telltale Games, ha rivelato i primi dettagli riguardo al gioco di Game of Thrones. Non si tratterà di un prequel, ma sarà ambientato durante gli eventi narrati sia nella serie televisiva che nei libri, però mostrando eventi e personaggi differenti. Fino a qualche mese fa si vociferava piuttosto insistentemente che Xbox One potesse avere una GPU nascosta. Addirittura venivano organizzate delle spedizioni alla ricerca di questa GPU nascosta, come se fosse un anello del potere o qualcosa di simile. Sì, perché di fatto una GPU nascosta sembrava potesse aprire le strade a potenziamenti senza confini per questa fottutissima console. Cazzo,
cazzo di motivo avrebbe Microsoft di tenerla nascosta? Non nascondiamo. Albert Penello infatti ha dichiarato sempre che questa GPU nascosta sostanzialmente è una cazzata che non esiste. Ma le recenti notizie sull'implementazione delle DirectX 12 su Xbox One hanno riacceso queste voci. Forse c'è la GPU nascosta. Forse l'Xbox One è veramente potenziabile all'inverosimile. A sto punto, per Wii U magari ci sono giochi nascosti che non conosciamo, che non ci hanno mai fatto vedere. No. Penello ovviamente ha smentito di nuovo anche questa notizia. E in tutto questo a me viene soltanto da dire... Penello... Penello... Ci è voluto Penello per capire che era tutta una minchiata, no? Bravi! Facebook ha acquisito Oculus VR, la società che produce Oculus Rift, alla modica cifra di 2 miliardi di dollari. Voi direte, ma Facebook che se ne fa dell'Oculus Rift? A quanto pare servirà proprio per i videogiochi. Che poi non ho gridato neanche come avrei voluto gridare, cioè fortissimo, perché videogiochi un cazzo. Ma che cazzo mi dici Facebook che acquisisce l'Oculus Rift per i videogiochi? Ma... vedrò mai, non diciamo stronzate. Chi te l'ha detta questa minchiata? È una minchiata, sicuramente saranno lì Candy Crush e cazzate con la realtà virtuale. Che cazzo ti... vuoi vabbè, mettere? Sì, i banner della pubblicità con la realtà virtuale. Quelle facce di i nostri amici che in realtà odiamo tutti con la realtà virtuale. Ciao, cosa hai fatto oggi? Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo ti vuole vedere da vicino? Ma botta! C'è Facebook proprio perché non ti vedo, cazzo, io nascondo la foto, la realtà virtuale. Sarà una minchiata. Ma e qua faccio veramente come il ragazzino che passato prima. Sì, l'ha incontrato. Minchia, veramente. Sì. Una persona squisita. Squisita. Anche lui aveva pregiudizi di questa cosa. Oggi ce l'ho pure io. Vaffanculo Facebook in generale. Vaffanculo Mark Zuckerberg. Vaffanculo con Swift pure a sto punto. Square Enix ha da poco registrato il marchio Deus Ex Mankind Divided in Europa. Che sia questo il titolo previsto per Xbox One, PlayStation 4 e PC? Abbiamo parlato nella scorsa puntata di Project Morpheus, l'Oculus Rift di Sony per PlayStation 4. Ebbene, secondo il nostro analista dei miei coglioni Michael Patter, Project Morpheus non avrebbe futuro, perché nessuno lo acquisterà se non ci saranno i contenuti opportuni. Quindi giochi in 3D che valga veramente la pena possedere e giocare, e se non ci saranno contenuti nessuno lo acquisterà. Oltre a essere dei miei coglioni, è anche un genio questo Panther, sul serio. Il 3D non è che in passato abbia avuto tutto questo grande successo, quindi l'immersività nei giochi interessa relativamente a un pubblico più circoscritto. Justin Richmond, il game director di Uncharted per PlayStation 4, ha lasciato tutto via per andare a Riot Games, un'altra società, un'altra azienda. Ecco, dopo Amy Hennig, che se n'era già andato sempre da Naughty Dog, adesso pure Justin Richmond, che noi una volta abbiamo intervistato per playerinside.it qualche anno fa, Jack Tretton che lascia la presidenza di Sony Entertainment America, tanti licenziamenti sempre in casa Sony. Sony, ma che m***a sta succedendo? Per saperlo, no? Perché poi uno si preoccupa, uno dice, poi fa brutto che uno... La rivista giapponese Famitsu ha rivelato che in sviluppo un titolo in esclusiva per Xbox One da parte di un team nipponico straordinario. Phil Spencer ha fatto sapere che ne sapremo di più al Tokyo Game Show e che vedremo qualcosa di mai visto prima. Sony e Square Enix hanno annunciato una fantastica cover in edizione limitata per il vano hard disk di PlayStation 4 a tema Final Fantasy XIV A Realm Reborn. E non sembra affatto una cacata di colomba o uno schizzo di... Siamo insieme, ci vedete insieme, quindi siamo qua per sparare le cazzate, no? No, ovviamente non le spariamo noi. Infatti non le spariamo noi, ma le sparano gli altri, noi ve le riportiamo. Non è che... beh, che poi non sono neanche cazzate. Non porta bene. Sono, ecco, le news un po' più frivole, news sì, un po' più... nell'angolo delle cazzate. Vi ricordate che EA ha vinto per ben 2 anni consecutivi il premio sì, come vabbè, peggior... basta, abbiamo già detto che è candidata pure quest'anno come peggiore azienda sì, d'America. Candidata, però è già stata eliminata, quindi già è stata battuta da Time Warner Cable. EA ha risposto dal canto suo che quando sbagliano qualcosa fanno di tutto per correggerla. FIFA 14 su Xbox One, io parlo della mia esperienza, 7 volte tipo l'hanno aggiornato, ogni volta faceva più cagare di prima. No, ma non è che il gioco fa cagare, il gioco è bello, nel senso che mi crasha automaticamente nella dashboard. Ma ti pare giusto questa cosa? No, ci sto giocando e vai, ho segnato, ho crashato, ma vaffanculo. Ma diciamo che il problema di EA sono i tempi di sviluppo sempre molto... risicati, ecco. Sappiamo bene che noi videogiocatori sostanzialmente siamo dei poveracci, dei reietti, delle...
così squattrinati sostanzialmente, no? Miserabili. Fin dagli albori si faceva di tutto per giocare con le copie masterizzate di giochi. oppure facendoci prestare le fottutissime cartucce. Poi c'erano le cartuccione, quelle super 168 in uno per NES. E quindi si compravano quelle sperando che poi erano i vari floppy copiati, magari 25 diversi per una piccola scena. Sì, che poi era solo per una scena. Comunque, vabbè, però, quindi, allora, direi, ma dove vuole andare a parlare Raiden? Al fatto che per JoJo's Bizarre Adventures, per PlayStation 3, il nuovo episodio, praticamente ha anche una versione prodotta soltanto in 6.000 esemplari, che poi non sono neanche così pochi. No, infatti non sono pochi. Che costa... Ok, me la voglio comprare. Cosa, quanto costa? 2 euro, scusa. Me la sto andando a comprare. Certo, siamo dei poveracci. No, nel senso, 2... 200 euro, 200 euro, se è una bella collezione cosa contiene? 2.000 euro. Ma come, lo dico io, glielo dici tu? Mi se la tengono. Le cose non vogliono sempre comprate, specie con questa edizione. Però c'è da dire una cosa, c'è il gioco. Ah, ecco, almeno. C'è una confezione speciale. Ma che... Cartone. Cartonazzo a casa. E una statuetta però tutta tempestata di Swarovski. Perché questo spreco di Swarovski? Cazzo ne so. Ma che... cosa ne so. Anche per questa settimana è tutto. Per fortuna, perché sembra la nostra facciazza. Mi raccomando, condividete questo video, ragazzi, veramente condividetelo su Facebook, su YouTube. Siete preziosissimi. Perché, esatto, volete lasciare il mi piace, lasciate il mio, non mi piace, lasciate il non mi piace, commentate, ragazzi, vogliamo vedere 3.000 commenti su tutto questo video, veramente. Cioè, tipo, Raiden, ma quanto... A parte che noi li leggiamo sempre tutti e quando possiamo anche rispondiamo. No, praticamente sempre rispondiamo. Quando non rispondiamo perché ci sta sul... perché non... qualcuno non lo vediamo, insomma, perché di solito sono tanti i commenti. Quindi mi raccomando, ragazzi, commentate, condividete. Ciao, alla prossima.